siamo qui stasera, abbiamo tutti questi belle, tutte queste belle buste, tutte queste belle buste del Winter Drop, Winter Super Drop 2024. Ripeto, non mi ricordo esattamente, mi ricordo qualche drop, non me li ricordo tutti, non mi ricordo sicuramente il contenuto di molti. La cosa bella è che abbiamo un extra, perché penso per sbaglio mi hanno dato una busta extra, e in più, oltre al super drop invernale, abbiamo anche invece un drop molto carino, che è quello che, se mettesse a fuoco, eccolo qua, Ponies the Galloping, il Secret Lair dedicato ai My Little Pony, speciale perché è uno di quelli per beneficenza, per Extra Life in questo caso, un'associazione benefica, e dato che i My Little Pony non è che li seguo, anzi, però è un'idea carina secondo me, anche perché l'avevano già usata a suo tempo come prodotto a parte praticamente, e in più, se serve anche per una giusta causa, meglio così. Almeno hanno ogni tanto, no, c'è anche il Secret Lair che va un pochino in beneficenza. Allora, io partirei con il bonus, quindi Showcase Murders at Karlov Manor non foil. Beh, ma io non mi sento in colpa a prescindere, io ho questo potere, ma anzi sono più contento di spendere, perché non ho solo io delle carte belle, ma almeno il 50% di quello che ho dato andrà insieme a tutti gli altri che hanno acquistato, almeno diciamo nelle tasche di un'associazione che ha bisogno. Quindi, noi come facciamo con la carta? Vabbè, mettiamo tutto qua. Ah no, ok, è tutta carta, perfetto, bravissimi. Allora userò il sacchetto e poi butterò nella carta. Fatto. Allora, quindi abbiamo le Showcase di Karlov Manor, quindi delle creature leggendarie, se non mi ricordo male, a tema Showcase di Delitti al Maniero Karlov, quindi la versione dossier, se non ricordo male. E a questo punto li guardiamo insieme. Questa è la versione non foil che mi è arrivata per sbaglio come extra. Quindi qua intanto abbiamo Gonti, Lord of Luxury. Quindi da Kaladesh è stato schedato anche Gonti. Carta molto molto classica del nero, non ha un grandissimo valore, anzi quasi nullo, ma è sempre una carta carina. Tra l'altro il trattamento a me piace molto, per quanto molto bianco ovviamente come colore, però ci sta il fatto che siano dei criminali, appunto. Lui, ricordiamo, Gonti è letteralmente il capo della malavita di Kaladesh in un certo senso. Quindi il fatto che ci siano vari personaggi di Magic, tra virgolette, schedati con il loro dossier è molto molto carino. Poi questa art molto bella di Vilis, Broker of Blood, bel demone, fortissimo demone che si gioca soprattutto nelle liste Kalia o in qualche lista combo, dato che ha una potentissima passiva che dice che ogni qualvolta tu perdi punti vita, tu peschi altrettante carte. È veramente, veramente forte, il nostro caro Vilis. E tra l'altro, appunto, lui fa i contratti, quindi un po' loschi, e giustamente è stato, diciamo, schedato. E il flavor dice anche che riesce sempre a,
a nascondere, a inserire, a far sgusciare una clausola di terminazione nelle scritte in piccolo. Molto, molto bellino. Poi il prossimo invece è Anowon, che è il ladro delle rovine, quindi un altro, un comandante che era stato creato appositamente per uno dei primi mazzi commander legati ai set standard di Zendikar Rising, in questo caso, ed era un mazzo farabutti, e lui come comandante era un lord essenzialmente, è un lord dei farabutti. E anche qui molto bello il flavor text, che dice è fluente, parla bene, parla molto bene le lingue arcane, ma preferisce che sia il denaro a parlare per lui. Molto bellino. Tanto molto forte. Mazzo farabutti, non solo è un lord, ma dice che quando uno o più farabutti fanno danno al combattimento a un giocatore, quel giocatore macina una carta per ogni danno inflitto adesso. Se il giocatore macina almeno una creatura in questo modo, tu peschi una carta. Quindi fa anche vantaggio carte. Molto carino. E poi questa dovrebbe essere l'ultima, che è Grenzo, il guardiano del dungeon. Carta direttamente da Conspiracy, dalla prima Conspiracy. Ed è in realtà un comandante molto carino, perché si gioca spesso in strategie goblin, perché ha un effetto molto particolare. Dice che a costo 2 maciniamo essenzialmente la carta in fondo al nostro grimorio, e se è una creatura con forza pari o inferiore a quella di Grenzo, la mettiamo invece sul campo di battaglia. Quindi chiaramente in un mazzo goblin, anche se paghiamo Grenzo x uguale a 0, quindi lo facciamo entrare senza segnino di più 1 più 1, lui di base è un 2-2, quindi tendenzialmente fa entrare praticamente quasi tutti i goblin. È molto molto carino. E anche qua il flavor text dice può essere corrotto in un certo senso, gli può essere pagata, diciamo, una tangente, ma non ci si può fidare. Can be bribed, can't be trust. Molto bellina. Anche questa, sono belline anche le art. Il fatto che ci sia tipo la foto è caruccio. È caruccia, mi piace come trattamento. Poi qui invece dovrebbe esserci la carta extra. Carta extra, ricordiamo, è una carta che diciamo va a pescare, è una carta non dichiarata, diciamo, può andare a pescare in un pool di cose randomiche, alcune più rare, altre meno rare. Diciamo che la cosa meno rara come carta extra ad ora è una collezione di elfi in versione extended art, come erano stati i tramutanti l'anno scorso. Quest'anno ci sono gli elfi. Oppure può essere una carta appunto preselezionata, che è sempre quella, ma diciamo non dichiarata ufficialmente all'interno del drop. Di solito in questi dovrebbe essere la prima, quindi una carta randomica, probabilmente un elfo. Vediamo un attimo. E infatti, tra l'altro è foil. Sono sempre foil. Ok, abbiamo un elfo di Kaldheim. Tra l'altro mi sembra che questo qua l'avessimo già trovato in passato. Il saggio d'ombra, qualcosa del genere. Quello che fa o danno o fa perdere vita pari a quante creature di tipi in comune controlli, essenzialmente. E quindi, diciamo, l'elfo è stato affermato. Stato sì. Allora, e questo era il bonus, quindi non ci dilunghiamo troppo. Andiamo invece, anzi, quasi quasi apriamo questo, ma versione foil, così vediamo la differenza appena la trovo. Questo qua. Così il Murder at Karlov Manor è stato svelato. Oh,
anche questo. Via, tutto, tutto nella carta. Tutto nella carta. Allora, tutto e tutto. Quindi, vediamo la differenza, vediamo com'è il foil. In realtà, appunto, niente di particolare. Diciamo che è molto lucente proprio perché ha questa ha questo bianco che ovviamente si presta molto bene per la lucentezza del foil. Però questo è il nostro caro Gonti. L'art molto bella invece, dove si differenzia il foil, vedete gli occhi come sono più lucenti del resto, per esempio. Molto molto bellino. Poi qui abbiamo invece Vilis, sempre in versione foil, molto carino anche lui, un po' meno particolare perché ha l'art molto scura, però sempre bellino. Poi Anowon invece, ah ok, Anowon si vede un po' di più gli elementi metallici soprattutto. Brillano un pochino di più la treccia che ha in fondo, molto bella. E infine il nostro caro Grenzo, anche lui niente di particolare perché non ha lui oggetti metallici addosso e la sua illustrazione è un pochino scura, però sono sempre belle, le foil sono sempre belle, sempre molto belline. E la carta extra, vediamo se sarà lo stesso elfo di prima o un altro. Ed è lo stesso. Potrebbe essere sempre questo? Ma chi lo sa. Diciamo che non so il pool, non so quanti possibili elfi si possono trovare in questo drop, quindi potrebbe essere diciamo sempre quello, oppure semplicemente c'è poca varietà di elfi possibili e quindi è facile trovarne di uguali. Ok, quindi dopo Carlov Manor torniamo su cose un pochino più fiabesche, perché qui abbiamo The Beauty of the Beasts, appena mette a fuoco ovviamente, cosa che non fa mai quando io lo voglio. Eccolo qua, Beauty of the Beasts. Beauty of the Beasts è quello più bello, secondo me, tra tutti questi. Quello proprio a livello artistico, ovviamente, più bello. Perché ha, diciamo che è uno di quei drop dove hanno assoldato un artista esterno a Magic, o meglio, che magari ancora non ha ancora mai lavorato per Magic, e che ha uno stile tendenzialmente molto particolare. Qui abbiamo molte bestie fantastiche rivisitate da questo artista e che ha uno stile molto bello, a mio parere. E partiamo con una carta che è diventata famosa per una combo, Felidar Guardian. Guardiano Felidar, carta di Rivolta dell'Etere, che scombava in standard insieme all'allora Planeswalker Saili e che poi è stato bandito in standard proprio per questo. Era uno Splinter Twin essenzialmente in standard che potevi fare di turno 4. Perché quando entra nel campo di battaglia lui esilia un altro permanente bersaglio che controlli e poi torna subito in campo. Quindi un blink puro su permanente, con una Saili che con meno 2 creava una pedina temporanea di una tua creatura, ovviamente scombava. Creavi Infinity Felidar, perché ogni volta che un Felidar entrava, blinkavi Saili, che si resettava la fedeltà, e quindi poteva rifare la stessa abilità sul Felidar continuamente. Le pedine, tra l'altro, erano rapide e venivano sacrificate a fine turno, quindi potevi vincere on the spot.
E questo è molto carino, il fatto che sia nell'acqua con tutte le ninfe e la testolona di fuori, con quelle corna tipiche dei Felidar. Molto bellino. Poi, la seconda carta è un'altra carta in realtà abbastanza famosa per scombare, che è il Draghetto Pellegrino per Green Drake, che è un 2-3 volare a costo 5, che quando entra nel campo di battaglia stappa fino a 5 terre. Quindi ovviamente si gioca, diciamo, l'ultima volta che ho potuto giocare questa carta era nel Limited di Dominaria Remastered, dove uno degli archetipi possibili è Izzet Storm, e dove ovviamente Peregrine Drake fa la sua porca figura. Tra l'altro una common, ricordiamo che è una comune questa. È molto molto bella, tra l'altro anche l'art bellissima, secondo me, che si staglia veramente tanto sul cielo. Bello bello. Molto bello. Poi, cosa c'è? Ok, la Serpent of Yawning Depths. Questa è una carta che era uscita solamente come esclusiva team booster, mi pare, di Theros, Oltre la Morte. Ed è una carta per il famoso archetipo, famoso tra virgolette, archetipo mostri marini. Infatti è una serpe incantesimo, 6-6 costo 6, e dice: i kraken, i leviatani, le piovre e le serpi che controlli non possono essere bloccati tranne che da kraken, leviatani, piovre e serpi. Fa una sorta di tramutante cangiante, ma per questi tipi di creatura. Molto molto bella. E bella che sia stile, appunto, è delle profondità, e quindi a livello estetico è come un pesce abissale. Quindi bocca grande, denti aguzzi e le varie lucette, diciamo così, che servono per attirare le prede. Molto molto bella. Poi qui c'erano, tra l'altro, erano 5 carte. Questa è la carta più, anche a livello estetico, secondo me, la più bella di tutto il drop, che è Flagello di Valkas. Bellissimo, è veramente bello. È veramente veramente bello questo Scourge of Valkas. Carta molto caruccia per i mazzi draghi, 4-4 costo 5, volare. Ogni qualvolta lui o un altro drago entra in campo sotto il tuo controllo, infligge X danni a un qualsiasi bersaglio dove X è il numero di draghi che controlli. E poi la classica abilità da sputafuoco. Prende più 1 più 0 pagando un rosso. Però questa è veramente, veramente bella. Questa è proprio bella, bella, bella come art. Non c'è che dire. Non c'è che dire. Poi così, bella. Foil è stupenda. Veramente stupenda. Molto molto bella. E l'ultima carta invece, sì, è giusto, l'ultima carta è un altro mostraccio, non delle profondità, ma è un'idra, l'idra vorace. Questa non mi ricordo da dove arriva, da un M probabilmente, da un set base. È uno 0-1, travolgere, costo X doppio verde, entra nel campo di battaglia con X segnalini. E quando entra nel campo di battaglia possiamo scegliere o di raddoppiare il numero di segnalini più uno su di lei, oppure di farla lottare con una creatura bersaglio che non controlliamo. Questa è un'ottima idra, in realtà, perché ha già travolgere di suo, quindi anche raddoppiare i segnalini di fatto è rilevante, è molto rilevante. Se non avesse travolgere, molta poca gente sceglierebbe di raddoppiare i segnalini. Però la cosa più importante è che, appunto, è una potenziale removal. È molto 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 bellina. E anche qua l'art, ovviamente, molto molto bella. Seppur, secondo me, vedete come in realtà, col fatto che le altre teste sono in secondo piano, diciamo, e sono accennate, un pochino vengono, tra virgolette, coperte dall'effetto foil se ci va sulla luce. Però ci può stare. Molto bella. Molto molto bella, questo è un bel drop. Non tanto a livello, come vedete, le carte, sì, ok,
sono carine, interessanti, non c'è niente di particolarmente eclatante, però a livello estetico è veramente bello. Infatti è stato il primo a finire sia sia negli Stati Uniti sia in Europa. E carta bonus, invece, vediamo un po' se sarà un elfetto o qualcos'altro. Ed è un elfetto, Ah, bello lui! L'Isalana Huntmaster. Molto, molto bellino. Questo si gioca, penso, anche in Pauper, forse. O si giocava in Pauper. 3-3 costo 4, quando lanci un elfo, puoi creare un elfo pedina. Molto, molto forte. È bello averli foil così. Sono molto carini. Per chi si vuole fare mazzo elfo, insomma. Prendi qualche secret lair e sicuramente delle carte utili saltano fuori. Poco ma sicuro. Questo è molto forte. Bene, bene. Quindi abbiamo due elfi di Scamfar e uno di questi che tra l'altro non penso ci fosse. Non penso l'avessimo mai trovato nei secret lair precedenti. Ok. Andiamo avanti. E abbiamo questa Deceptive Divination, che penso di sapere quale dei drop è, ma non ne sono certo, quindi adesso lo scopriamo. E via. E anche questo. Ah no, ok, è questo. Ho capito qual è. Credevo fosse un altro, invece questo è quello più no, non so se definirlo interessante. Sicuramente strano. E soprattutto è diventato famoso durante diciamo, quando li avevano rivelati man mano. Perché c'è un grosso errore in questo secret player. E adesso lo andiamo a vedere. Intanto vi faccio vedere. Questo è lo stile. Che non è dei miei preferiti. Questo è il classico super, è il classico drop che se non esistesse il bundle probabilmente non avrei preso, che però ci fa vedere in realtà come, diciamo, va molto a livello sperimentale. Secret Lair servono anche a quello, quindi ci sta, c'è gente che è impazzita per questi, a cui piace molto. A me, diciamo che non è che non mi piace, però, mo, non lo so, non mi trasmette chissà che cosa. E sono tutte così. In realtà è molto carino. Pensavo fossero più sparaflesciose queste in versione foil. Invece hanno un bell'effetto arcobaleno. Ci sta. Sembra, non lo so, ci sta, anche vedendola dal vivo ha un bell'effetto foil. Il nero è proprio nero, è bello, si staglia bene sul lucente, hanno applicato molto bene il nero, che è una cosa non scontata. E Capesk, ma buonasera, buonasera. Quindi partiamo con un Wall of Omens, quindi anche qua carta non particolarmente interessante, seppur giocata, seppur fortina, che è uno 0-4 difensore a costo 2, che quando entra pesca una carta. Ecco, perlomeno è molto chiaro il testo. È qua, ok, in piccolino però, scritto bene, tutto a posto. La cosa interessante che volevo studiare qua in diretta sono le scritte che ci sono all'interno dell'art. Perché ci sono queste due mani che dice every. Aspetta che non riesco. Ok, every grim brick foretells a new doom. Ok, quindi un Wall of Omens, ma è una carta bianca, ma ha un flavor un po' da carta nera. Dice ogni tetro mattone prevede un nuovo destino, un nuovo fato, una cosa molto ok. Ok, carino. Tutto, cioè, dal vivo devo dire è molto molto bello, ha un effetto proprio metallico che è molto figo.
quello sicuramente. Ok, eccola, eccola. Questa è la carta incriminata. Allora, logica circolare, circular logic, carta che è molto famosa perché si giocava in un mazzo standard all'epoca di Odissea, mazzo Madness, verde-blu. Ed è infatti un counter che costa di base 3, neutralizza una magia a meno che il suo controllore non paghi 1 per ogni carta nel tuo cimitero. La cosa forte di questo counter è che con follia costa un solo mana blu. Ovviamente il mazzo era basato su follia, quindi noi carte al cimitero ne avevamo a manetta perché continuava a scartare e a giocare conseguentemente carte. E quindi questo era proprio il counter perfetto, era molto forte proprio perché poteva essere considerato quasi una counter spell a costo 1 in quel mazzo. Molto molto forte. Qual è il problema di questa stampa? Penso l'abbiate già notato. È che se è un counter, perché è una sorcery? Perché si sono sbagliati. Questa, la versione Secret Lair, è una stregoneria, ma ovviamente in realtà sarebbe un istantaneo. E qua, quality control, che insomma si è perso una cosa abbastanza lampante. Quindi, se ve la giocano contro, e leggete Sorcery, ma insomma è un istantaneo. Questo è proprio un errore su tutte le stampe di questa Circular Logic. Sono Sorcery. Quindi non è un errore, diciamo, sporadico, è proprio sistematico. E vediamo il flavor, che sono curioso. Ah, bello, bella. Perché la logica, giustamente, logica circolare. Il flavor text dice obey the law. The law is to obey. Obbedisce alla legge. La legge è obbedire. Ed è una logica circolare. Bello, questo mi piacciono queste cosine qua. Mi piacciono queste cosine qua. E poi bello anche l'idea del serpente che si mangia la coda. Chiaramente. Per rappresentare la logica circolare. Bello, bello. Ci sta, ci sta. Beh, devo veramente dire che dal vivo è tutta un'altra cosa. È tutta un'altra cosa da quando le avevo viste, diciamo, online. Poi, ecco, questa è una carta carina, interessante, una rara. Scheming Symmetry. Stregoneria costo 1 nero, dice scegli due giocatori bersaglio. Ciascuno di essi passa in rassegna il suo grimorio per una carta, poi rimescola e mette quella carta in cima. Quindi un tutore per due giocatori, una sorta di tutore vampirico per due giocatori, che ovviamente costa uno come tutore vampirico, ma è una carta da standard, comunque era uscita in M21, se non mi ricordo male. E quindi è simmetrica. Ok, tutoro io, ma tutora anche l'avversario. Tra l'altro il fatto che ce la mette in cima, diciamo che senza un peschino, vuol dire che il tutore fatto all'avversario è più forte, perché pescherà prima la carta che si è messo in cima. Però è comunque una carta interessante e si giochicchia qualche volta. Qua il flavor lo riesco a leggere da qua, dice one for me e one for you, uno per me e uno per te. L'idea dell'art è praticamente la stessa dell'art originale, che è un'art molto molto bella, che ci sono una sorta di due giullari con la maschera, anche quella una composizione ovviamente simmetrica, che hanno in quella originale ci sono questi due giullari che appunto sono messi in una posa con il coltello che puntano all'altro giullare, è ovviamente una cosa circolare perché c'è questa simmetria. Qua è la stessa cosa, solo che al posto dei giullari ci sono dei fenicotteri, eldrazi, non lo so. Sono delle strane creature che sembrano dei fenicotteri sciolti. Però cioè, l'idea, insomma, è quella e l'hanno mantenuta. Diciamo così. Poi ce n'erano 5 in questo, non me lo ricordavo. La prossima è Price of Progress, altra carta caruccia, che
che si giochicchia, istantaneo a costo 1 e un rosso e infligge danno a ogni giocatore pari al doppio del numero di terre non base controllate da quel giocatore. Questa è la rovina di Commander, cioè vuoi sparare tanti danni a tutto il tavolo? Price of Progress, terre non base a go-go e via. È un istantaneo anche molto, molto forte, penso si giochi da qualche parte, in qualche formato tipo in Legacy o qualcosa del genere, in Burn, se non mi ricordo male. Comunque insomma uno sparino molto carino, e il flavor dice Man vs. Nature is not a fair fight, uomo contro la natura non è un combattimento leale. Devo ben capire i topini, cioè cosa dovrebbe rappresentare i topini? La peste? Qualcosa del genere? Il prezzo del progresso? Dell'uomo? Non lo so, non saprei. È sicuramente un'interpretazione diversa da quella dell'arte originale, che appunto riprende molto il fatto che scoppiano le terre, essenzialmente. Qua invece ci sono i topini tutti uniti con la coda, quindi e anche il flavor mi sa quasi di rimando alla peste nera, qualcosa del genere. Però carino, l'art molto 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 geometrica, ci sta. No, però tutte le volte che le riguardo dal vivo, beh, ci sta, sono belline. Poi l'ultima carta invece, carta ultra giocata, Eternal Witness, testimone eterna. Creatura, costo 3, quando entra in campo, riprendiamo in mano una carta dal nostro cimitero. Qua ovviamente gli occhi che vanno a identificare la testimonianza, no? Il fatto di essere testimoni di qualcosa. E il flavor dice Witness me as I witness you. Quindi sii mio testimone mentre io sono tuo testimone, essenzialmente. Quindi una cosa reciproca. Carino. Ah, perché è Eternal, probabilmente in quel senso, essendo testimone eterna, in questo senso hanno, diciamo, voluto convogliare il messaggio. Molto carino. Molto carino. Belli, i flavor ci stanno, sono carini. Sono abbastanza carini, tutto sommato. Ok. Carta bonus, che suppongo sarà un altro elfo. Vediamo insieme. Ok, un'altra di quei. Basta. Adesso succede, l'ultima volta cosa abbiamo trovato? 4 Elvish Visionary e 2 di un altro tipo, una roba del genere. Abbiamo trovato praticamente solo lo stesso. Qua siamo già al 3 per di questa Shadow Sage. Quindi non penso mi serva, non penso me ne servano altre. Ecco, se ci fermiamo qua e magari iniziamo a trovare qualche elfo diverso, io non mi lamento. Continuiamo la nostra bella carrellata con un altro molto particolare. Just Add Milk, Second Helpings. Questa è la seconda iterazione di un tema che è già stato affrontato nei Secret Lair, ossia alcune creature leggendarie, diciamo pensate, come confezioni di cereali. Sapete che in America c'hanno questo fetish dei cereali per bambini con le mascotte e tutta quella roba lì. Ecco, hanno voluto, diciamo, concepire alcune creature di Magic in quell'ottica, con tanto di proprio scatola con la grafica, e soprattutto la cosa più bella di questi è che sul retro della carta c'è innanzitutto il testo della carta, perché il fronte non c'è niente se non il nome, il costo di mana e forza costituzione, se non ricordo male. Sul retro c'è tutto l'eventuale testo della carta e soprattutto ci sono i giochini. Dietro le scatole di cereali, quello anche da noi, spesso ci sono i giochini tipo stile cruciverba, stile unisci le linee, no? Quelle robe lì da far fare ai bambini. E stessa cosa qua.
ed è geniale, cioè il fatto che a me piacciono tanto queste cose. Quindi partiamo con questa cosa bellissima con Sakashima of a Thousand Faces, tra l'altro carta che gioco nel mio nuovo commander, però non credo sostituirò. Quindi, come vedete, Sakashima of a Thousand Faces ha questi cereali tutti completamente diversi l'uno dall'altro. Infatti dice mi 1000 sorrisi in ogni scatola. E si vede con tutte le fa, bellissimo. Adoro questi concept buffi. E questa è appunto la prima carta, che è una ottima carta, anche molto forte, una mitica di Commander Legends. Che cosa fa? Ce lo ricordiamo. Qua dietro ci sono i valori nutrizionali. No, volevo dire il testo della carta. Che può entrare nel campo di battaglia come una copia di un'altra creatura che controlli, tranne che ha le altre abilità di Sakashima e la regola leggendaria non si applica ai permanenti che controlli. In più lui, l'altra cosa forte, che è un partner. E quello che vi dicevo prima, i giochini. Dice, Sakashima ha bisogno del tuo aiuto per trovare le due maschere identiche. Solamente due sono uguali. Le riesci a trovare? Con proprio i giochini, no? Adesso non staremo lì a cercare le maschere perfettamente uguali. Se, nel caso vi fate ferma immagine, fate pausa se siete su YouTube e potete anche voi cercare la maschera, le maschere uguali. Però questa è la prima carta, giusto per farvi capire, insomma, il mood di questo Secret Lair. La seconda carta invece è una cosa molto più semplice, che è Yargol, Glutton of Wurborg. È il 9-3, dice They are super rabbit, rabbit sarebbe la onomatopea del verso da rana. E la cosa fighissima, no keywords, no abilities, come dire, senza olio di palma, no? Invece no, niente keyword, niente abilità. Questo Yargol è puro e semplice, senza OGM, senza cose brutte tipo abilità. E il giochino sul retro, ovviamente, appunto, hanno comunque. Questa è una cosa molto bella che comunque abbiano mantenuto, anche se non ha abilità, diciamo, l'etichetta con tutto quello che c'è da sapere effettivamente sulla carta. E poi crea il tuo Yargol. Taglia i pezzi, fora i buchi per i cerchi nei cerchietti e poi insomma fai combaciare le lettere e metti insieme con i fermacampioni. Questa è la classica cosa che si faceva alle elementari, no? Le marionette con i fermacampioni di carta. E quindi sicuramente, secondo me, nell'internet qualcuno ha effettivamente tagliato questa carta e ci ha fatto la marionettina di Yargol, poco ma sicuro. Tra l'altro, è richiesta la supervisione di un adulto perché non si sa mai, e c'è scritto giustamente Vanilla. Vanilla è il gergo per indicare le carte senza abilità, per chi non sapesse. Che però su una scatola di cereali potrebbe anche starci perché magari sono alla vaniglia, no? Molto molto carino. E qua abbiamo il fronte. Poi là c'è il costo di mana, è tutto molto bello. Poi la terza carta invece è Krark the Tumbless. Tra l'altro, carta che si gioca in CEDH, in competitive, proprio in partner insieme a Sakashima, quindi giocatori di CEDH. Questo è praticamente un drop pensato per quelli, per quei giocatori. Krark the Tumbless, you'll be gobbling every bowl, haha. È un'altra carta molto forte, sempre da Commander Legends, tra l'altro.
perché è un 2-2 a costo 2 con partner. Dice: ogni qualvolta lancia un istantaneo una stregoneria, lancia una moneta. Se perdi il lancio, fai tornare la magia in mano al suo proprietario. Se vinci il lancio, copia quella magia e puoi scegliere nuovi bersagli per la copia. E il giochino è che Clark ha spostato, ha messo in posti che non si ricorda, e le sue due dita opponibili. Trova quelle dita prima che lui scleri, i flips out. E quindi è il classico giochino del labirinto dove dobbiamo trovare i due pollici di Clark. Bellissimo, cioè adoro queste cose, io adoro queste cose. Non avete idea. Ed è tutto molto, molto bellino. Tra l'altro, guardate, col fatto che non hai pollici, come sta tenendo il cucchiaio. Giustamente lo deve tenere così, perché i pollici non ci sono, quindi deve tenerlo così per cercare di prendere i cereali, cioè va bene. Cioè, io adoro questi dettagli, adoro queste cose. Bellissimo. Tra l'altro uno dei suoi pollici ce l'ha appeso alla collana. Bello, 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 bellissimo. Adoro, adoro. Mentre l'ultima carta è un'altra carta che in realtà sta anche a qualcosina, e sono Adrix e Nev, Twin Casters, carte uscite nei Commander di Strixhaven. Questo è un 2-2 verde-blu, doubly delicious, doppiamente deliziosi, perché Adrix e Nev, per chi non se lo ricordasse, sono dei 2-2 con Egida 2 che essenzialmente fanno stagione del raddoppio sulle pedine. Se una o più pedine stanno per essere create sotto il tuo controllo, invece ne crei il doppio. Molto forti nel verde-blu, è veramente un comandante molto molto forte. Poi il giochino dice: say no more resisted, the puzzle is solved. Ah, ok, dice niente intervallo finché non risolvi il puzzle. Ok, devi fare il quadrato magico? Dice: ogni riga e colonna contiene uno per ogni uno di ogni cifra, da 1 a 4. Le cifre in ogni gruppo, digits in this group equal the listed number using the listed operation. Ok, le cifre in ogni gruppo devono essere uguali al numero segnato utilizzando le operazioni che sono state segnate. Infatti là c'è 12 per, 3 per, 2 diviso, eccetera eccetera, e quindi c'è da trovare, c'è da mettere una 1, 2, 3, 4 in modo che siano sempre diversi, in modo che diano sempre lo stesso risultato nei vari quadrati segnati. Forse per un bambino un po' troppo complesso, però ci sta, perché stiamo parlando di Quandrix, quindi i nostri cari matematici magici di Strixhaven. E qua abbiamo Adrix e Nev. Poi la carta extra, so già che non sarà un elfo né niente, ma è una carta diciamo fissa e nascosta, segreta, ed è il Coveted Jewel, che è un artefatto che era uscito in Commander 2018, se non mi ricordo male. Rintraccia Feebletip, diciamo rileva il divertimento, ed è come se fosse essenzialmente un gadget, no, che si dà in regalo con i cereali, no? Stessa, l'intento è quello, ovviamente. Ecco, sì, esatto, esatto. Probabilmente, diciamo che l'idea è sicuramente quella. L'idea è sicuramente quella. E il Coveted Jewel dice che è un artefatto a costo 6, se non mi ricordo male, sì, c'è scritto qua in alto.
quando entra in campo di battaglia pesca tre carte, poi lui tappa e aggiunge tre mana di un qualsiasi colore, ma ogni qualvolta una o più creature controllate da un avversario ti attaccano e non vengono bloccate, quel giocatore pesca tre carte, prende il controllo del gioiello e lo stappa. Quindi è un mana rock molto forte, ma che è appunto molto ambita, come dice il nome stesso. Ed è appunto, tra l'altro, anche qua da ritagliare. Chissà se c'è qualcuno che ritaglia le cose, però questo è quanto. Abbiamo visto tutti questi bellissimi cereali. O insomma, fiocchi d'avena, non so come definirli. Cereali per la colazione. Ora, continuiamo con questi hard-boiled thrillers. Questo ricordo essere il drop con le art ispirate alle copertine appunto di libri gialli vecchio stile. Quindi vediamo che cosa c'è dentro, perché ovviamente non ricordo. Anche questo ovviamente foil. Via. E partiamo. Queste sono molto belle, secondo me, a livello proprio estetico. E abbiamo questa Reconnaissance. Incantesimo costo 1 bianco. Ah, Ocho, ok, questo è un ottimo incantesimo. Che a costo 0 rimuove una creatura attaccante bersaglio che controlli dal combattimento e la stappi. Questo è un incantesimo fortissimo, tra l'altro, che si può abusare. E qua appunto vedete, tra l'altro, proprio come anche qui è come se fosse rovinato, qui sul lato è come se fosse il dorso, no, di un libro aperto molte volte o comunque usato molto, e perché appunto l'idea è proprio che siano dei libri gialli un po' vintage, molto molto bellino, molto molto carina. Poi abbiamo anche un Planeswalker, abbiamo Jace Wielder of Mysteries, uno dei Jace più forti effettivamente. Se stai per pescare una carta con detto Grimorio è vuoto, invece vinci la partita. Più 1, un giocatore macina due carte, tu peschi una carta. E meno 8, pesca 7 carte, poi se il tuo Grimorio non ha carte, vinci la partita. Molto bello, foil tra l'altro, questa versione di Jace. Sneaky Sneaky che evoca le illusioni. Molto bello. Come se fosse, no, l'eroe, un detective. Molto molto fico. Poi, che abbiamo? Ah, Black Market. Bella, sono molto belle, mi piacciono veramente tanto. Anche a vederle così dal vivo. Black Market, incantesimo storico anche per Commander, costo 5. Ogni qualvolta una creatura muore, mettiamo un segnalino carica su Black Market. E all'inizio della tua fase principale pre-combattimento aggiungi un mana nero per ogni segnalino carica sul Black Market. E qua siamo a un Black Market probabilmente di Capenna, dal vestiario. Molto, molto carino, molto losco, soprattutto come deve essere il mercato nero. Giustamente. Poi lui. No, sono 5 anche in questo, non me lo ricordavo. Allora, continuiamo con Dire Undercurrents, carta diciamo non proprio giocatissima, non mi ricordavo neanche esistesse. Incantesimo a costo 5, ibrido blu-nero. Ogni volta una creatura blu entra in campo di battaglia sotto il tuo controllo, puoi far pescare una carta a un giocatore bersaglio. E ogni volta una creatura nera entra nel campo di battaglia sotto il tuo controllo, puoi far scartare una carta a un giocatore bersaglio. Ok. Sni. Insomma. Però, molto bella l'immagine. Molto bella l'art. Con questo qua che viene appunto trascinato da dei tritoni da qualche parte. Sott'acqua.
Bello. Bello, bello. C'è proprio tra l'altro proprio il nome, titolo di un libro, no? Dire Undercurrents. Bello. Bellina. E l'ultima invece. Ah, sì, questa me la ricordo. Bellissima. Questa, ecco, questa. Porca miseria, quanto è bella foil. Non pensavo così bella. L'effetto che sembra proprio vetro incrinato. Obeca. Brute Chronologist. Bellissima. Lei ha altra carta da Commander Legends, tra l'altro, a costo 4 Grixis. Dice tappa, il giocatore di turno può terminare il turno. Carta molto forte se usata bene, ma guardate l'effetto del foil. Guardate quanto è lucente dove c'è il vetro spezzato e poi, cioè sembra proprio vetro. Sembra, cioè l'effetto è bellissimo. È veramente bellissimo l'effetto. Che dà. Bello, bello, bello. Qua hanno fatto un bel lavoro con col foil. Porca vacca, che bello. Sì. Promossa a pieni voti questa. Uno dei migliori utilizzi del foil che del foil normale, diciamo, che abbia visto da un bel po' di tempo. Bellissima. Bellissima. Adoro. Bella, continuerei a girarla perché è troppo bella. È troppo bella. Poi è bella anche l'arte, proprio nice. Nice, bel lavoro. Questo è un bel. Questo hanno fatto un bel lavoro. Hanno fatto proprio un bel lavoro. Fighissimo, fighissimo. Bello, bello. Complimenti. Complimenti. Carta bonus. Carta bonus. Vediamo un po' cosa c'è. Oop. E basta. Basta. Ok, abbiamo il 4 per. Mo basta però. Veramente basta. Almeno i tramutanti erano diversi. Cioè, ok, prendevo i super drop. Magari ne trovavamo uno doppio. Porca miseria, però. Questo è veramente imbarazzante. Vabbè, 4 per della signora. della vecchia signora, no? Vabbè, ok. Andiamo avanti. Perché ci mancano solo due, vabbè. Ah no, ok, uno in realtà è la promo. Quindi in realtà ce ne manca solo uno. Cioè, tristezza, tristezza assoluta. Allora, l'ultimo drop effettivo che è Prismatic Nightmares. Questo dovrebbe essere l'ultimo rimasto, quindi quello con l'art un po' particolari. Con dentro scimmia spirito guida e quelle cose lì. E però l'art, uno stile. Sì, ok, questo qua. Uno stile caruccio. Uno stile abbastanza caruccio. Ok. Via. Allora, intanto partiamo con una carta che si voglia o non si voglia, in Commander si gioca. Arcane Denial, uno dei migliori counter che si possono giocare in Commander. Neutralizza magia bersaglio, il suo controllore può pescare fino a due carte all'inizio del mantenimento del prossimo turno e tu peschi una carta all'inizio del mantenimento del prossimo turno. Questo mi piace che sia un robot e infatti c'è anche il flavor. Il flavor dice spell request not approved, try again later. Richiesta di magia non approvata, riprova più tardi. E beh, certo, assolutamente. Tra l'altro, questa versione probabilmente la metterò nel mio nuovo mazzo Sean, dato che ho una versione da normalone. Però, beh, bello l'effetto del. Guardate anche qua che bello l'effetto dell'elettricità col foil. Che va. Figo. Molto figo. Bello, bello. Poi, cosa c'è? Ok, Nightscape Familiar, carta che si giocava in Pauper, non so se si gioca ancora. Era in un mazzo combo che scontava le cose. Comunque, zombie
che sconta di 1 le magie blu e le magie rosse che lanciamo e lo rigeneriamo a costo 2. Molto, molto carino. Lo stile è particolare, ma ci sta, è molto, molto semplice, ma che mi piacciono molto i colori. Mi piacciono molto, molto i colori. Nightscape Master Spies on Tate Above All Others, Undying Loyalty. Ah, ok, i maestri Nightscape, che adesso non mi viene il termine ufficiale in italiano, premiano un tratto sopra qualsiasi altro, la lealtà immortale. Molto bellino. Poi. Ah, giusto. Bella questa carta. Rain of Filth, istantaneo costo un nero che dice fino alla fine del turno le terre che controlli hanno, sacrifica questa terra, aggiungi un mana nero. Molto molto bellina, è una sorta di High Tide del nero, più o meno, solo che devi sacrificare le tue terre per fare doppio mana. Però è una carta che si giochicchia se si vuole scombare o se si vuole fare cose brutte. È una carta perché essenzialmente per un turno ti raddoppia il mana, ma poi perdi le tue terre. Però è molto molto carina. Foil fa questo bel effetto, guardate come lo sfondo rimanga tale, ma le pozze invece vengono illuminate. Molto bello. Il Flavor dice: avevo appena comprato questa tunica. Giustamente la pioggia di sporco. Ci sta che non sia proprio contento il nostro caro maghetto. Poi abbiamo la scimmia spirito guida. Scimmia spirito guida, molto forte anche questa per, diciamo, spesso si usa proprio per scombare, per giocare cose prima del tempo, insomma, è sempre stata forte in questa tipologia di mazzi, la scimmia. Guardate com'è bello anche qua il foil, che è il fuoco che brilla, molto bello. Prima un'esplosione di fuoco sul terreno, poi un'esplosione di risate tra gli alberi. Bello, bello anche questo il flavor, molto bellino. E l'ultima carta invece è il Principe degli Schiavi, una carta che non vedevo da un bel po' di tempo, da Frammenti di Alara. Era infatti come dire, era la mitica suprema di Grixis. Infatti è un 7-7 a costo 8, che costa blu, doppio nero e rosso, demone. Ogni volta un permanente controllato un avversario viene messo in un cimitero, metti quella carta sul campo di battaglia sotto il tuo controllo, a meno che quel giocatore non paghi 3 punti vita. E vabbè, il flavor è molto, molto base. Rise from the dead and kneel to your lord. Quindi alzatevi dalla morte e inginocchiatevi al vostro signore. Molto molto carino, carta che non si gioca da nessuna parte, purtroppo. Quindi a livello di value questo Secret Lair forse è il peggiore di tutti, nonostante abbia carte chiaramente utili. Forse Rain of Filth sta qualcosa, però non ne sono sicurissimo. E però dai, stile carino ci può stare. Carta extra, vediamo. Facciamo il 5 per della signora? Spero proprio di no. E infatti, è anche forte. È anche una carta forte. Attenzione. Il simbionte. Carta fortissima. 1-1, costo un verde insetto. Rifai tornare un elfo che controlli in mano il suo proprietario. Stappa una creatura bersaglio. Attiva solo una volta per turno. Questa è una carta che si è sempre giocata. Mazzo elfi. Appunto, in combo con elfi che tappano per tanto mana, ovviamente è incredibilmente forte. Senza contare che molto spesso riprenderti in mano un elfo è quasi sempre un vantaggio, perché magari è un elfo che ha un ETB,
o cose del genere, quindi ti ridà ulteriore value, veramente, veramente forte. Beh, dai, sono contento, almeno è qualcosa di forte e soprattutto qualcosa di diverso rispetto al solito. Bello, bello, bello. Tanto art stupenda questa qua da assalto. È di assalto o di flagello? Non mi ricordo. Il simbionte. Comunque, blocco assalto, sicuro. Bellissima. Molto, molto bella. Ok, questo mi ha rinfrancato lo spirito. Ora abbiamo questo che in realtà non è un super drop, ma è la promo. È quella che ti regalavano se compravi il bundle, se non mi ricordo male, che è lo Scorpion God. Lo scorpione divino. Hanno fatto uscire essenzialmente tutti le tre divinità di Amonkhet malvagie, diciamo, come promo durante gli ultimi super drop. E questo, appunto, è l'ultimo. Ed è nello stile in cui era un Secret Lair esclusivo di un Magikon, che è molto molto particolare, molto strano. È molto molto strano. Della serie che se quel drop fatto in questo stile fosse all'interno di un super drop normale, probabilmente non lo prenderei, perché è uno stile un po' che non mi ci vedo, ecco, però questa era una promo che è arrivata in regalo, quindi la vediamo adesso, appena riesco ad aprirla senza distruggere tutto. Vabbè, questa dopo la buttiamo. Che sono quelle a bordo rosso, essenzialmente il bordo rosso ha questo appunto completamente disegnato, compreso tra l'altro il simbolo dell'edizione, cosa molto molto strana. Ed è questo è lo Scorpion God con tutti i disegni. Allora, questa in realtà non ci sta così male perché, per esempio, ci ha messo qua l'omino stile egizio, cose così. Però tutto scritto a mano, tutto disegnato, cioè è proprio completamente disegnato a mano. Anche il frame. Quindi è particolare, è sicuramente molto molto particolare. Soprattutto anche la scelta di avere il rosso come colore base, diciamo, invece del nero, quindi il bordo rosso e tutto quanto. È bellina, dai, è caruccia. È molto, molto particolare. Peccato che come carta faccia un po' schifino. Purtroppo lo Scorpion God tra i tre è veramente quello, insomma, un po' speciale. Però è bellina, dai. È bellina, tutto sommato. Pensavo peggio. Dal vivo anche. Il rosso ha il suo perché. Il rosso ha il suo perché. Ha veramente il suo perché. Ora, concludiamo con i pony, no? Quello per cui tutti siete venuti, chiaramente. Se riesco ad aprirlo. Allora, questo è considerato, penso, uno Universes Beyond. Infatti ha la scatoletta grossa, diciamo così, e ha il messaggio personalizzato. The magic of friendship doesn't just exist in Equestria, it's everywhere. La magia dell'amicizia non esiste solo ad Equestria, ma è ovunque. Madonna, io adoro le scatole, ma quanto bella! Quanto bella! Stupenda, è stupenda. È stupenda, è bellissima. È bellissima, io adoro le scatolette degli Universes Beyond. Cioè, questa è diciamo, l'hanno considerato Universes Beyond, essenzialmente, anche se di fatto è sempre Hasbro. My Little Pony. Beh, complimenti. Stanno diventando veramente bravi con le scatolette. Almeno mi giustificano tutto sto ambaradan di packaging. Allora,
Tanto so che c'è la carta bonus, non so quale sia. Devo essere sincero, non me la ricordo almeno. Probabilmente l'ho vista a suo tempo, ma non me la ricordo. Allora, vediamo se riesco a staccare il tutto qua. Ecco, l'unica roba brutta è che c'è sta colla, che è una roba che devono assolutamente eliminare da queste scatolone. Ok, ce l'ho fatta, aia. Allora, ce la facciamo. Ah, mi si è incollato. Qua c'è la colla con cui tengono la bacola. Buttiamo via questo, ciao. Allora, questo è un Secret Lair particolare perché ha carte a bordo argento, quindi carte non legali, ma che rappresentano appunto vari personaggi, in realtà alcuni personaggi dei My Little Pony che non erano stati rappresentati nel primo, possiamo chiamarlo drop, anche se ancora i Secret Lair non esistevano, dei My Little Pony. Quindi io non conosco benissimo, conosco i personaggi, so chi sono, ma appunto non l'ho praticamente mai visto My Little Pony. Però a me, da quando avevo visto quello originale, diciamo, mi sono molto pentito di non averlo preso. Almeno questo ce l'ho. E quindi, come vedete, ve lo dico io, ogni singola carta ha un pochino il suo stile. Questa qua è Applejack, quindi qua c'ha le mele, ha il watermark personalizzato con le mele, che è il suo... che è il simbolo che ha sulla gamba, che ogni pony ha il suo e determina anche tipo i suoi tra virgolette poteri. Perché l'ultimo cartone ho visto qualche episodio così, ma parlo di anni fa, l'ultima serie, ed è veramente fatto bene. Cioè l'avevo guardato così a caso, a casa forse della mia ex morosa o qualcosa del genere. Però è... mi ricordo... cioè, è un bel cartone. È fatto proprio bene. A prescindere da tutto. E allora, Applejack è quindi una creatura pony che è stato introdotto in questo... con queste carte. È un 4-4 costo 4 verde-bianco con riunione di famiglia, family gathering. All'inizio della tua sottofase finale metti un giocattolo che possiedi sul campo di battaglia come una pedina creatura 2-2 con il nome di quel giocattolo, i colori e i tipi di creatura di quel giocattolo. Se il giocattolo ha le ali, la pedina ha volare. Se il giocattolo ha le corna, profetizza 2. Se non ha nessuno dei due, crea una pedina cibo. Quindi i nostri giocattoli possono diventare pedine, essenzialmente, ad ogni end step. Ad ogni end step. Ed è... e appunto sono bordo argento, quindi sono carte stile Infinity, stile Unstable, eccetera eccetera. E questa è la prima. La seconda è Fluttershy. Come vedete anche qui, qua in alto ci sono le tre farfalle e le tre farfalle come watermark. Lei è un Pegaso perché ovviamente ha le ali. È uno 0-4 a costo 3, sempre verde-bianca, con difensore e volare. Dice tappa 1, tappa lei, metti un segnalino +1/+1 su ogni creatura con un segnalino coda controllato da un giocatore bersaglio. Ok, fissa fino a una creatura bersaglio fino alla fine del turno. Non può attaccare o bloccare fin tanto che tu la stai guardando direttamente, quindi devi proprio devi guardare male una creatura ed è un pacifismo. Va bene. E questo è il... qua appunto probabilmente sarà una cosa che fa nel cartone, magari guarda male le altre persone per, non lo so, per convincere a non fare le cose, non lo so. Tanto vorrei far notare che anche il... l'holo stamp è a forma di cuore. Hanno creato un holo stamp apposito. Poi la terza carta invece è Pinkie Pie, che è un pony 2-2 a costo 2 rosso-bianco.
Ogni volta lancia una magia con uno sorriso nella sua illustrazione, crea una pedina tesoro tappata. E poi Every Pony's Invited. Il tuo... Ah, ok, il tuo party consiste di tutte le creature che controlli e il tuo party è sempre pieno. Qua ovviamente il party è inteso anche come festa. Però è una... diciamo hanno fatto un mix tra la meccanica party e, e il fatto che il Pinkie Pie apparentemente sia molto festaiola. Infatti il Flevo dice: ehi, sai che cosa ci vorrebbe per questa cosa? Una festa! A party! Carina, belline anche la... le art, sono molto belle. E poi l'ultima carta, quindi non c'è una carta extra, e c'è Rainbow Dash. Rainbow Dash, altro Pegaso, quindi un volante. 2-2 a costo 3, sempre rosso-bianco, con volare e rapidità. Ogni volta una creatura che controlli con volare e o rapidità attacca, a tu diventi 20% più fico e parti allo 0%. Poi fa Sonic Rain Boom, che tappando Rainbow Dash, se sei almeno fico al 100%, aggiungi penta, quindi aggiungi un mana di ogni colore, pesca una carta e resetti la tua ficaggine. Bellissimo. E io sono fico. Io sono 100% fico. E faccio cose. Aggiungo mana e pesco carte. Bellino, tra l'altro, appunto lei è Rainbow, quindi è tutti i colori, e gli hanno dato un modo di dare un mana di ogni colore. Questo molto carino. Tra l'altro la rende anche un potenziale comandante pentacolor per magari chi vuole farsi un mazzo My Little Pony, chi lo sa. E questa, e non ci sono carte, ah no, sì, c'è la carta bonus, che è qua dietro, è vero, è qua dietro, non me la ricordo, sarà una torre di comando, sarà un altro personaggio di cui non saprei. È crimpata? No, mi sembrava tanto vicino all'apertura della busta la carta. Oh, ce l'ho fatta. Credo, sì, ce l'ho fatta. Vediamo. Questo via. Tutte, ovviamente, in questa, ecco, il problema di queste scatole è che la carta extra è sempre imbarcata, ma non per il fatto che sia foil, per il fatto che proprio il packaging... è imbarcato, una cosa terribile. E ah no, attenzione, un personaggio, una chimera, questo, non conosco, questo è un personaggio, sarà un villain sicuramente, Discord, sì, il signore della disarmonia, quindi una chimera 3-5 costo 4, rosso-nero, con volare, all'inizio della tua sottofase finale scegli... Ok, scegli un nome di carta di Magic non terra a caso. Fino alla tua prossima sottofase finale puoi lanciare una copia di una magia con quel nome e puoi spendere mana di qualsiasi tipo per lanciarla. Se hai lanciato una magia in questo modo, copia questa abilità se Discord è sul campo di battaglia. Quindi all'inizio della step scegli un coso, fino alla fine della prossima end step puoi lanciare una copia di una magia, quindi tu crei una, cioè essenzialmente tu scegli random una magia, una carta di Magic, e la puoi lanciare per tutto il giro di turno successivo. Se lui rimane in campo, se lanci una magia in questo modo copia questa abilità quale? Ah, quella di scegliere il nome? Probabilmente. Sì, vuol dire... Ok, ho capito. Vuol dire che se io scelgo viene scelta la carta, io la lancio, nel momento in cui la lancio rifaccio la sua abilità, quindi scelgo un altro nome e la posso lanciare fino alla prossima end step, se lui è sul campo. Mentre se lui non c'è, vuol dire che la posso lanciare, ma poi non faccio un nuovo spin per il nome. Essenzialmente, ok, ha senso. Carina questa è simpatico come comandante
bordo argento. Ci sta proprio random, totalmente random, rosso nero, ogni turno lancio una spella random. Che poi appunto, cioè è proprio anche boh, Ulamog di secondo turno. No, non penso che lo lancerò. Dato che devi comunque pagare il mana. Però dai, carino, carino. Non so chi sia questo personaggio, purtroppo. Sicuramente se conoscessi più My Little Pony potrei fornirvi qualche informazione in più, ma comunque è abbastanza carino. Il tutto è molto carino, soprattutto sapendo che parte del ricavato è andato appunto a una buona causa, a Extra Life. Quindi, abbiamo già finito. Sono le 10:30, beh ci sta, abbiamo fatto solo unboxing. Niente che, la scatolina questa qua è bellissima comunque, è veramente stupenda, anzi, come al solito la richiudo e la metto da parte, perché tutte le scatoline belle degli Universes Beyond le tengo da collezione, compresa questa, dato che hanno il messaggio personalizzato, quindi molto bellino. E allora, beh, per le carte extra alla fine abbiamo anche stavolta fatto un 4x della signora di Kaldheim, però almeno abbiamo trovato queste due che non sono affatto male per il mazzo elfo, soprattutto il simbionte, tanta roba. Poi c'è la signora che prepotentemente ha voluto farci sapere, insomma, che anche lei è un elfo. E la promo carina, no dai, tutto sommato dei buoni drop carini. Mi hanno stupito alcuni, quelli di cui ero scettico dal vivo mi hanno un po' rinfrancato, perché sono molto bellini. Però bene bene, sono contento dell'acquisto. La carta extra dei pony può essere solo quella? Penso proprio di sì. Di solito quando una carta è una carta apposita, vuol dire che è sempre quella. Penso che l'unica eccezione sia quello che hanno fatto con Fallout nell'ultimo Super Drop, dove avevano infatti già annunciato in precedenza che la carta bonus era una specifica, ma tra tre possibili. Quella penso appunto probabilmente anche per questioni, tra virgolette, forse legali, hanno dovuto dirlo fin dall'inizio. Quello lo metto io sul piatto, non ne sono sicuro. Comunque suppongo sia sempre questa. Che poi basta andare... Guardate, vado velocemente a controllare. Questo è sempre SLD, vero? Guardate, vado subito su Scryfall, così vi so dire al volo. Tra l'altro li stavo già cercando i Secret Lair, perché stavo iniziando a tirare fuori le carte per Amsterdam. E andiamo su, dove sono i My Little Pony? No, qua siamo belli indietro, molto indietro qua. Ui, andiamo più su. Ok, dovremmo esserci. Ci arrivo. No, sono andato troppo su. Credo. Controllo, perché qua sono in ordine cronologico su Scryfall. Però... No, ok, sono andato troppo su. Andiamo giù. Dai, My Little Pony. Ah, eccoli qua. Sì, è sempre Discord. Confermo. Cioè, ci sono i quattro pony e poi c'è Discord su Scryfall, quindi è sempre lui. Lui o lei, penso lui. Dato che è Lord. No, è sempre lui. Appunto, di solito, appunto, se è una fissa, è sempre quella. Appunto è un po' come una carta extra del layer, non annunciata, diciamo così. Che ci sta almeno, da un po' di sorpresa, da un po' di frizzantezza
all'aprire un Secret Lair. Bene, io quello che dovevo fare stasera l'ho fatto. Adesso li devo metterli assolutamente nell'album. Che dire se non grazie mille per essere stati qua stasera per questa live un po' che ho deciso ieri di fare oggi. Ho detto vabbè, c'è da fare una live, ho questa roba da aprire, facciamolo domani. Torno intanto qui in grande, perché noi ci vediamo in realtà non tra tanto tempo, perché martedì prossimo, il 21, ci sarà il debutto di Modern Horizons 3 e noi lo seguiremo in diretta e ci troviamo qui su Twitch alle 5 e mezza del pomeriggio. Il reveal, diciamo la live ufficiale che poi seguiremo in diretta partirà alle 6. Noi ci troviamo mezz'oretta prima, così facciamo in tempo ad arrivare, parliamo un pochino magari delle carte che sono già state fatte vedere, anche se già state fatte vedere ufficialmente. Ricordo che io i leak non li guardo e non li ho visti e non so niente e non voglio sapere niente. E quindi parleremo eventualmente delle carte ufficialmente rivelate. E anche per appunto, comunque sono comunque molte, non ne parleremo di tutte praticamente per certo. Però intanto ci troviamo alle 5 e mezza in attesa del debutto ufficiale. Quindi spero di vedervi martedì. Mi raccomando, segnatevelo sul calendario. L'ho segnato anche già in programmazione di Twitch. Quindi per chi vuole può controllare, ricordo che la programmazione di Twitch è tendenzialmente sempre aggiornata, quindi se non sapete quando vado in live o non potete accedere a Facebook, non avete visto i post che metto su Facebook, cose così, se andate su Twitch, sul canale, la programmazione tendenzialmente è aggiornata con quello che ho pianificato. E vediamo cosa ci riveleranno martedì. Sono molto molto curioso. Sono molto molto curioso, anche se purtroppo so che molte cose del set purtroppo sono state leakate in questa settimana. Io fortunatamente e anche oserei dire stranamente non ho ancora visto per sbaglio niente. Cioè, ho un feed apparentemente buono, non mi appaiono leak né niente, quindi spero di continuare così per questa settimana, senza avere sorpresine. E spero di vedervi, quindi martedì ci crogioliamo negli spoiler di Modern Horizons 3. Nel frattempo io sto già iniziando a tradurre le storie di Thunder Junction, ho iniziato giusto ieri sera, il primo episodio. Ma nel frattempo non so se riesco già entro questa settimana o nella prossima, comunque vi darò il PDF definitivo con tutte le storie del Maniero Karlov. Quello lì ve lo devo assolutamente consegnare in modo da avere anche l'archivio, diciamo, delle letture aggiornato e soprattutto disponibile per tutti, in modo da potervi scaricare il bel PDF fatto come si deve. E poterlo archiviare, poterlo leggere quando volete, eccetera, eccetera, eccetera. Farò ovviamente annunci al riguardo. E a proposito di annunci, ricordo di, se già non lo fate, di seguirmi sui social che trovate qua sotto, quindi Facebook, X e YouTube. Tra l'altro devo condividere a breve le carte che hanno spoilerato di Modern Horizons oggi. Hanno fatto uscire qua una manciata di Common e Uncommon Eldrazi varie, dopo mi metto e le recupero e soprattutto appunto nei vari social dico quando vado in live, ma dato che stiamo per entrare nella stagione di spoiler di Modern Horizons 3, andrò anche ogni giorno ad aggiornare gli spoiler tradotti eventualmente, anzi molto probabilmente tradotti dall'inglese
all'italiano di giorno in giorno, prima che escano poi effettivamente le traduzioni ufficiali. Quindi seguitemi lì, mettete like, commentate, condividete i vari post e in più, se volete e potete, per supportarmi in maniera un po' più diretta, qua su Twitch c'è sempre la possibilità di fare la sub, di abbonarsi al canale, come ha fatto per esempio stasera il buon Alessio, e che è il modo, diciamo, diretto per supportare il canale e i contenuti. Detto questo, noi ci vediamo probabilmente su Facebook tra poco, se siete curiosi, se ancora non avete visto gli spoiler usciti oggi degli Eldrazi di Modern Horizons 3, altrimenti ci vediamo martedì prossimo, sempre qua su Twitch, alle 5:30, attenzione, alle 5:30, quindi orario pomeridiano, per seguire in diretta, in contemporanea, la live di debutto di Modern Horizons 3, il set che probabilmente andrà a stravolgere il formato Modern. Di nuovo, again. Quindi spero di vedervi da una parte o dall'altra, o da una parte e dall'altra, e vi auguro una buona notte. A prestissimo. Ciao ciao.